eccoci qua a Chia, vi faccio la passerella che dal parcheggio porta alla spiaggia, avendo fatto il pacchettino con il rig, tavola in mano, da giù si vedono delle belle onde, adesso con la GoPro non si capisce perché col grand'angolo non si capisce e sulla carta dovrebbe essere una giornata molto bella. Ok, a dopo. Allora, vado a armare la Goya Guru 2023-22. Si arma con albero da 4 metri, io uso un Ezzi che è compatibile. Pulire sempre bene la giunzione per evitare che ci sia sabbia, che poi si fa il cinema a fine uscita. Approfitto della passerella per non sporcare l'attrezzatura. Ho fatto il pacchettino per il trasporto perché qui c'è una passerella infinita e quindi ok. Mi perdoneranno i pedoni. Qui non c'è tanto vento, quindi non ci vogliono precauzioni particolari. Comunque sempre un occhio è meglio darlo. Ecco qua, srotolo bene tutta la vela. Questa non ha vario top, ma saggiamente ha una fettuccia che chiude, che è molto comoda. Non bisogna impazzire. Poi mi metto qua e faccio scorrere con le due mani l'albero dentro la vela in questa maniera. Attenzione, ecco, che non si deve dividere. Qui adesso non ce l'ho, ma sarebbe stato meglio mettere anche un po' di nastro. Ok, prolunga. Quindi abbiamo detto albero da 4, qui mi dà 7 di prolunga e quindi mettiamo la prolunga a 7. Prolunga Goya, molto comoda devo dire, il 7 non c'è e quindi nel dubbio, allora andando a 8 sarà un pelo più cazzata la vela, andando a 6 un po' di meno. Adesso di aria non ce n'è tanta, facciamo un 6, va. Poi lunga dentro, giro, qui le carrucole non sono allineate, ma i due assi, quello della carrucola della vela e della prolunga sono perpendicolari, uno così, l'altro così, quindi passo da sotto e vado dentro nel più vicino all'albero, poi passo da sopra e vado dentro in prolunga, ritorno a quello esterno e passo da sopra, mi pulisco bene i piedi per non far passare sabbia dentro, passo da sotto e vado dentro nel bozzellino inferiore e poi si va in mezzo. Qui adesso è abbastanza coperta questa, comunque lo vedete, in mezzo e poi evviva, torno in prolunga allo strozzatore. Come ho detto, qui non c'è bisogno di preoccuparsi della penna, l'albero va da solo nella fettuccia, poi prendo il trapezio, non avendo chiavi o altro, se siete forti cazzate a mano, io non mi voglio stritolare le mani, faccio un bel mezzo collo e sul gancio e do una prima cazzata
e poi anche una seconda avvicinandomi. Ok, qui la vela concettualmente deve sventare fino al segno che c'è in penna, che vi faccio vedere tra poco. Vediamo se l'ultima cazzata riesco a farla a mano. No, mani di fata. Comunque, ecco qua, non di più, anzi io oggi la vela la voglio potente perché in questo momento non c'è tanta aria e quindi ok, così più o meno. Poi si infila nel buchino che c'è in prolunga. Qui sarebbe meglio mettere un nastro, come mi ha insegnato Simone, ma vabbè, comunque, facendo in modo che la punta sia affilata con l'accendino, la bruciate un po' in maniera tale da... E poi il resto lo facciamo su e lo mettiamo nella taschina che c'è qua dietro, che Goya si ostina a mettere in questa posizione. Se la mettesse con entrata laterale mi piacerebbe di più, ma va bene. Ok, la vela deve sventare normalmente fino a questo segno. Io adesso la faccio sventare da qui perché voglio la vela un po' potente. Boma. Ecco qualche bella raffica che entra, bene, mi fa piacere, così ci divertiamo di più. Allora, per l'albero, qui sul, sia sulla vela avete dei segni, vedete qui 114, 105, 122, oppure sull'albero Ezzi ci sono degli altri segni. Io ormai ho imparato a fare con le spanne, 3, 4, 5... e 6, sostanzialmente la sesta deve arrivare più o meno a metà alla maniglia, ricontrollo, e in base alla mia altezza questa è l'altezza giusta. Chiudo, poi Bugna dice 158 161. Il 158 è riferito all'anello più basso, il 161 a quello sopra. Io adesso metto l'anello sopra, più o meno 2 l'escursione. Voglio una vela un po' potente. La Guru poi è anche una vela che è abbastanza morbida, quindi è una control wave e quindi va bene così. Il Boma è regolato a 162, quindi più o meno siamo nel range. Vado. Cazzo, no, secondo me gli darei ancora un po' di più. Andiamo a... Scusate, qui era entrato. Ecco, andiamo a 164. Ovviamente dovete anche un po' gestirvi con le possibili regolazioni del Boma. Qui il 163 non c'è. E quindi non impazzite se è 161 più 2. C'era qualcosa che non era corretto. Ritorniamo un attimo a 162. Sta entrando. Andiamo così. Sì, così direi che può anche andare bene. Anzi, forse... Vabbè, proviamo così. Poi, strozzate. Qui c'è il loop and go su questo Boma. A me piace un casino. Poi gli faccio un giro con un mezzo collo di sicurezza per vedere che non si sciolga, e la mia vela è bella e che è armata. Pancia giusta, questi qui poi magari me li regolo
in acqua. La regolazione intermedia può essere sollevare la vela e cercare di avere la sensazione del baricentro. Se il baricentro corrisponde a dove ci sono i trapezi, va bene. Bene, spero che abbiate apprezzato, non mi resta che entrare in acqua.